Decorare una barca era un'idea che accarezzavo da molto tempo, forse perché il Pincisanti del paese anticamente era proprio colui che si occupava di tutto, dalla decorazione delle tavolette votive, alla pittura dietro vetro, le sponde dei carri e anche la decorazione delle barche. Mi entusiasmava l'idea di avvicinarmi a un mezzo di trasporto che, come il carro, aveva fatto la storia economica dell'isola, però a differenza di quest'ultimo era ancora vivo, funzionale e estremamente poetico. E così, con la ricerca del gozzo, mi si è aperto un mondo sconosciuto che, benché fosse lì sotto i miei occhi, non avevo ancora avuto modo di guardare. Mi sono imbattuta quindi nel cantiere Rodolico, una storica famiglia di maestri d'ascia attiva da Citrezza da più di quattro generazioni, che mi hanno generosamente aiutato nella ricerca e nella ristrutturazione di questa barca. E proprio al cantiere ho scoperto anche che la tradizione della decorazione delle barche non era del tutto estinta grazie all'operato di uno studioso locale, Salvatore Finocchiaro. Inoltre mi sono imbattuta nei volontari del Centro Studi a Citrezza, un'associazione di cittadini che da anni hanno convertito il loro amore per la terra siciliana in azioni pratiche volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura locale. Con tutto l'onore! Penso appunto a un turismo ecosostenibile che può svilupparsi. Invece adesso in questo momento è una sorta di abbozzo perché c'è quest'altro tipo di economia che aggredisce quella tradizionale. Diciamo lo stucco vecchio si deve eliminare, no? No, no. Questo qua? No, no. No, senzicca. stucco. No, no. Chi deve, come si chiama, mandare quella fa tutte, a Leo. Ah, Ce n'è ok. che è buona, magari. E ci vado sopra. Si tiene così? Sì, così. Fai come stai le casaie. Certo. Sono una ricchissima camperaia. Buongiorno, che cosa vuoi che cazzo c'è? Stasera ci sarà una manifestazione curata dal comune di Cicastelli e noi stiamo mettendo a disposizione la barca del pesce a mare. Funzionerà da schermo per la proiezione di alcuni filmati. Thank you.
il Signore vi accompagni, ragazzi. Arrivederci a questa sera e che la barca sia piena di pesci. La giornata sarà lunga sul mare, lunga e faticosa, perché è duro il mestiere del marinaio. Perché il mare di acitrezza non è sempre di zaffiro o di smeraldo. È bello e traditore. A volte purtroppo si mette a fare il diavolo, come diceva Verga, e si ode muggire attorno ai faraglioni, che sembra ci siano riuniti i buoi della fiera di Sant'Alfio. È allora che diventa difficile fare il marinaio, quando la barca pare che abbia il diavolo in poppa, un diavolo che devi pur dominare se vuoi conservare la pelle, dominare con i muscoli, con il sangue freddo e con la volontà, in una lotta accanita contro forze che potrebbero mandarti in aria da un momento all'altro. Perché l'incontro di oggi è storico? Perché siamo arrivati a un punto in cui queste barche rischiavano di scomparire, perché non c'è più nemmeno uno spazio da dedicare. Grazie a Sebastiano Romeo e Tony Guarnera che sono riusciti ad ottenere che il comune finalmente desse degli spazi, quelli comunali, all'interno del nostro porto, adiacenti sia ai basalti colonnari e il cantiere Rodolico. Ci vuole tanto a tutelare tutto questo, ci vuole che i trezzoti di buona volontà si uniscano e tutelino quello che Madre Natura ci ha lasciato, questo paese che è meraviglioso e dobbiamo difenderlo insieme. Grazie. Nessuno di noi sta dicendo l'ha fatto il mio partito, l'ha fatto il tuo partito, è una battaglia per il paese e per noi, se no saremo sopraffatti. Grazie a tutti. Grazie mille. Lascia la parola a Salvo che inviterà anche gli altri ospiti. Grazie. Grazie Mario, buonasera a tutti i presenti. Io volevo chiamare in questo palco il Mastro d'Ascia Salvatore Rodolico. Dottore, prego. Non è giusto che rimanga solo io per fare un discorso che parla del cantiere, di quello che il cantiere ha fatto. E il paese di Acitrezza già nella seconda metà del 1800 era uno scalo di importanza fondamentale. Da quel momento ad Acitrezza c'è una sola famiglia che ha l'onere e l'onore di realizzare le barche per il paese, ed è la famiglia di Rodolico. Quello del Mastro d'Ascia non è un mestiere, ma è la somma di diversi lavori. Primo, il Mastro d'Ascia deve saper garantire la struttura. Dopo la struttura, abbiamo visto, c'è anche il calafato. La vita dei marinai dipende anche da come la barca è stata chiusa rispetto alle infiltrazioni d'acqua. Il Mastro d'Ascia deve anche saper stuccare e pitturare la barca. Il Mastro d'Ascia sa anche forgiare il ferro. Il Mastro d'Ascia sa anche spingere la barca e portarla a mare, il faro, dove c'è la partecipazione in primis di chi ha costruito la barca, perché sente tutta la responsabilità nell'eventualità in cui la barca si dovesse ribaltare, perché ancora nessuno sa come terrà il mare. Guardate un po', suscitano praticamente le emozioni come se fosse un film d'altri tempi, ma sono passati appena 20 anni. Senza un cantiere che possa manutenzionare e costruire barche, Acitrezza perderà molta della sua identità. Questo ad esempio è un riconoscimento che gli ha dato il Ministero della Marina Mercantile a mio padre. Il Ministro della Marina Mercantile, con decreto in data 2/7/86, ha disposto che il Mastro d'Ascia Rodolico Salvatore, nata da Cicastello l'11/11/37, iscritta al numero 25 del registro del personale tecnico delle costruzioni navali di Catania, essendosi particolarmente distinto per maestria nell'esercizio della propria attività professionale, venga iscritto nell'albo d'onore dei maestri d'Ascia. Catania, 6 giugno 1987. Sin da piccolo andava a lavorare per cercare di guadagnare, accumulare qualcosa per tirare su la famiglia, essendo che era poi un ragazzino molto, molto sveglio,
e gli piaceva molto questo mestiere, proprio ce l'aveva nel sangue. Lui praticamente andava anche a Catania a piedi a fare dei lavoretti o a portare, che so, degli scalmi, se li portava e li vendeva a Catania, a Ognina. Ed è a un certo punto mio nonno ha visto la bravura di mio padre. Mio padre da lì non si è più fermato, e parliamo degli anni 60. E questo è stato il passaggio dell'era, diciamo, del remo velico alla barca a motore, e lì è iniziata l'era della pesca del pesce spada, e tutto ruotava attorno al cantiere. Signore, degno di benedire questa barca e fa che quelli che vi lavorano, liberati dai pericoli, crescano nel tuo amore e il loro lavoro frutti abbondantemente. Per Cristo nostro Signore. Perciò la Citrezza senza il cantiere non è più la stessa. La Citrezza è... Il cantiere fa parte della storia della Citrezza, perché il cantiere dei Malavoglia, il cantiere che è nominato nel libro dei Malavoglia, dove c'è nominato un certo Bastiano, un certo Mastro Calafato che si chiama Turi, Zuppiddu, queste persone forse erano i miei parenti. Se quello è successo a Cantiere Rodolino, è stato senza motivo. Io non lo aspettavo una cosa che si faceva un ragazzo di questo. Non lo aspettavo. Noi non avevamo manco una vita di mancanza di quello successo. L'abbiamo fatto perché ci interessava qualcuno più importante da voi. E non ho avuto mai un giorno di infortunio sul lavoro, mai, che una cosa, il mio lavoro era un poco assai pericoloso. Il mio pensiero è sempre, e speriamo non mi sbaglio, che non ci eravamo a fare il bale, una volta ci eravamo a fare il bale, fanno oltre lo sgombro e levano il cantiere. Questo era il mio pensiero, che ho sempre, ogni giorno. Sempre con due cose, come si fa? Ma e chi non fai trovare 50-60 mila euro, anche di più, per tutte queste spese? Dicevano, allora io, guarda che cazzo, vado a tornare. A me lo sfammiavo tutta spesa, non mi deve tutta spesa, ma per fare, quindi mi messo sotto la banca, lo fido sotto, ma per fare in prestito, lo devo pagare per coprire la fuori uscita della banca. Cioè, siamo di questo stato, cioè non lo so arrivando a questo punto, speriamo che ci fosse un miracolo, che miracolo, che ci vedo bene. Vicenzi. Non riuscivamo a capire con mio padre, mio fratello e mia famiglia come mai questo accanimento nei confronti del cantiere, pur avendo tutto in regola. Si poteva evitare questo attacco così violento a un cantiere storico. Si poteva evitare. Vai, senza fermarti! Dai, perché finivo!
tira, tira, volato, volato. Chi è? Così interessione? Rispondi. Rispondi. Vergogna di... Ora comincia qui. Devo fare tutti i carichi del mondo. Dai, carica la manetta. Mentre il fondo ne ha sì.